La mia carriera nasce fondamentalmente da subito, e da subito intendo già durante 3 anni di istituto europeo, che per me sono stati importantissimi. Quando io ho terminato i 3 anni di istituto europeo, avevo già un bagaglio culturale fotografico e anche pratico, e quindi hanno creduto nelle mie capacità, hanno creduto nella mia parte anche umana. Ho iniziato nelle redazioni e poi via via la strada è andata avanti fino a farmi ad approdare in quello in cui io speravo di approdare, che era il food. Sono fermamente convinta che nel mondo di oggi si debba avere una specializzazione, a maggior ragione in questa società dove tutti pensano di saper fare tutto, soprattutto nel mondo della fotografia. C'è stato un avvento e una democratizzazione con l'avvento del digitale a confronto di un analogico. Questo permette a tutti di fare una foto, ma non significa essere fotografi. Se vuoi emergere, se vuoi distinguerti, devi per forza sapere di più, perché se no non la dai quell'emozione in più, non la dai quella sensazione di essere un signor professionista che è in grado di interpretare qualsiasi cosa ti venga richiesta in quello scatto specifico. I ragazzi che passano attraverso le ore di food con me, cerco di indirizzarli a capire se è quello che vogliono realmente fare oppure no, e cerco di ottenerlo attraverso non tanto a ore estremamente tecniche, ma semplicemente facendoli passare attraverso la pratica. Sicuramente la prima grande raccomandazione è il rispetto verso chiunque, il rispetto verso il lavoro, il rispetto verso se stessi, il rispetto verso chi gli ha permesso di essere in questo corso, e questo è quello che ti permette di andare avanti.